potete appare, ragazzi. Qua oggi, ragazzi, oh my god, oggi non siamo da soli, poiché infatti c'è un grandissimo ritorno. Oggi siamo in compagnia di chi? Mike Shosha. E ragazzi, era da mesi che non sentivamo più il caro e il buon vabbè, vecchio, sembra brutta. No, vabbè, no, in realtà, ragazzi, perché non mi ha più invitato. Ha detto, sei troppo forte, esatto, Mike, mi hai dato troppe scoppole, allora basta. Però adesso diciamo che ho riacquistato un po' più di fiducia. Ho detto, sconfiggiamo questo nostro timore e invitiamo il nostro Mike ad una partita, se possiamo così dire, di battaglia navale. È la prima per Mike, quindi lo sento abbastanza eccitato, giusto? Sì, ragazzi, effettivamente non ho idea di che cosa andiamo a fare. Mi ha detto Axel, mi ha detto, guarda, prendi 3-4 giocatori forti che hai nella rosa e mettiamoli in una formazione. E poi vedrai. E infatti, perché io ho deciso di utilizzare, o meglio utilizzerò in questo episodio, Hulk Team of the Season, Anxen Footvis e Thiago Silva Man of the Match. Invece Mike utilizzerà, io utilizzerò il mio Cavani Sif o Tif, non lo so, comunque 91, Royce Pink Footis, Ibrahimovic, esatto, normale, perché Ibra, ragazzi, è forte comunque anche normale, e un Icardi Toz. Quindi onestissimo, adesso direi subito di andarli a sistemare la formazione. E ragazzi, il Mike è astuto, quindi possiamo batterlo solo utilizzando l'ingegno. Sì, andiamo a sistemare questi giocatori. Li posizionerò totalmente a caso. Io li ho sistemati, ecco, come vedete ho utilizzato, utilizzo anche una, un team of the season a casissimo come Luke De Jong. Mike, tu ci sei? Sì, aspettami un secondo, rivelami una cosa. Dimmi. Mi confermi che il modulo è il 5-2-2-1? Te lo confermo, infatti, modulo ignorantissimo per questa sfida. E ragazzi, io se devo essere sincero, anche questa volta ho subito una certa logica. Chissà e vedremo. Ok. Allora ragazzi, detto questo, direi subito di andare ad iniziare. Andando ad aprire un pacchetto, se vedete comunque le mie cuffie sono ancora abbastanza sfasciate. Dunque Mike, andiamo ad aprire questo pacchetto. Ok, quindi quello con la valutazione più alta inizia, giusto? Esattamente, ha capito già tutto. Mamma mia, ragazzi, sto avanti proprio. È un fenomeno. Se guardo indietro vedo il futuro. Addirittura sceglie il pacchetto speciale. Mamma mia, i soldi. Andiamo ad aprirlo. Vai. E troviamo 81 Sahin. Ah, 86, James Rodriguez. Addirittura, no. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, malissimo. Quindi addirittura lui ha trovato James e inizierà lui con, sì, questa ho trovato James e avevo trovato anche Hakim Feb. Ok, ragazzi, la fortuna di Mike tanto ormai, sì, la conosciamo. Sempre... Si parla di autolesionismo ad aprire i pacchetti con il Mike. Però vabbè, noi accettiamo questa sfida. Esatto. Tant'è vero che Ibra e Cavani li ho trovati nell'ultimo spacchettamento, giusto per, comunque. Tra l'altro, allora io direi di andarti a colpire subito, così, giusto per partire, il portiere. In porta utilizzo un bel bronzone, valutato 62. Quindi ragazzi, prima volta andata bene. Andiamo per un nuovo pacchetto. 7500, pronti, via. 7500, sia. Andiamo. Nazionale. No, 72. Ho trovato Curta 86. No. Ma non è possibile. Due pacchetti aperto. Ma mi tocca ancora lui. Due pacchetti, 286. Incredibile. Allora, io direi che come secondo giocatore vado con un AD. E ragazzi, meno male, ha preso il peggiore. Poi che infatti, come alla destra, troviamo Luke De Jong Team of the Season. Vabbè. L'ho trovato in un pacchetto e direi subito di andarlo a scartare. 10.000 per me. Oh. E Mike ci ha già beccato un giocatore. È già uno, ragazzi, sto proprio on fire, passo di nuovo tutta la notte. Abbiamo un Mike on fire. Davvero. Detto questo, altro pacchetto. Vai. Altra corsa. Altro pacchetto. Speriamo, mamma mia. Oh. 76 ancora. 76. Oh mio Dio, 84. Ma stai scherzando? No, poi vedrai il video e è così. Mamma mia. 84. Quindi tocca ancora a lui, siamo tre turni a zero. Mamma mia. Quindi io vado con l'ATT. Sei sicuro? Sì. Non vuoi cambiare? No. Era, stavamo bluffando. Poi che infatti, come non ti utilizziamo un polacco 58 di valutazione. Polacco. E ragazzi, chiediamo la fortuna di cambiare giro, perché dobbiamo iniziare ad affondare anche noi. Oh. 81, no, non mi può battere. 81 e 80, tra l'altro. Ci sono andato vicino perché 80 pastore. Mamma mia, anche qua addirittura dobbiamo soffrire. Quindi ragazzi, detto questo, tocca a noi. Fatemi pensare. Guarda, aspetta. Guardate adesso se a prima botta non ci becca il giocatore forte, Guarda. Allora, essendo abbastanza inesperto, sono quasi convinto che poi che l'abbia messo in porta. Però ora non vado a chiamare portiere. Vado a chiamare Asa. Sa. No. Hai trovato? No. Yes.
yes, addirittura. Però ragazzi, mi ha fatto capire un qualcosa questa reazione di Mike. Forse gli ho scovato un giocatore, chi lo sa. No, no, che è scovato. 83 Terry, non me lo puoi battere. Yes. Trovato Maurizio, Mustafi e Rafinha. Mi ha venduto il kebab l'altro giorno. Allora. Buonissimo ragazzi, tocca ancora a noi. Direi che stiamo abbastanza recuperando. E andrei a chiamargli Lada. Adesso ti chiamo Ada. Ma tu sei sicuro Ada. Che puoi chiamare Lada? Confermo, non cambierò mai idea. No! Chi è? Chi è? È Royce Rosa. Eca. E andiamo così ragazzi, che prendiamo Royce Rosa. Quindi questo Minecraft è entrato adesso in gioco in battaglia navale, mamma mia. Addio ragazzi, dopo 4 partite, 8 gol e 1 assist. E ragazzi, primo giocatore scartato di Mike, mi è andato. No, aspetta, scusa, l'ho rimosso dalla rosa, scusa. Addio! Amico, addio. Addio, addio, amici, addio. 80, Benaglio. 83, Vidic. Che svatta, tocca a lui. Vediamo se si vendica subito, ragazzi. CDC o CC, non so. CC destra. C'è un silenzio di tomba. E ragazzi, doveva andarci via. Resistito per un'altra battaglia navale, ma il nostro Hulk Team of the Season. Pagato 1.250.000 credici. Credici. Deve dirci addio. Addio. Amici, addio. Guardato l'Hulk, ragazzi. Però era un Hulk nero, quindi è un Hulk falsocco. Il vero Hulk è verde, ricordatelo sempre. Mamma mia ragazzi, questo Mike è un fenomeno. Detto questo, voglio subito la vendetta. Via il denti, via il dolore, il giocatore forte è andato. Adesso andiamo a prenderne un altro. Vai. No, 76. 81. Mamma mia. Ti sto rompendo il culo, cioè, devi dirla. Ti sta distruggendo. Mi sta prendendo in due ragazzi. E allora io adesso andrei con il CC sinistro. No, vabbè. Vabbè, Eriksen Futis, ma che fa? 6 partite, 13 gol e 2 assist. Addio. Cioè, l'hai finito? Questo Mike Bara, non so come. Che palla, andiamo a scartare anche Eriksen. Te ne manca uno, quindi? Me ne rimane soltanto uno. 78, 87. Mamma mia, meno male, ragazzi. Gillo ma voce. Finalmente! Allora, io adesso ti troverò, sai chi? No. Ora ti trovo Cavani. Dai. Voglio verificare la mia ipotesi. Ti dico portiere. Portiere? No, non c'è nessuno. E in porta ho Ruberto. Manco che Roberto. Palle, Ruberto. Mamma. Io ho sentito nella voce il sollievo. Sì, la versione falsocca. Che se lo scarto mi danno ben 17 crediti. 79. Più di 79! E vabbè, cos'è? Non ci vedrei mai, ma ho fatto 80 David V. Mai era successa una cosa simile. Ho capito, ma tu spacchetti contro di me, cioè, centrale. Dici centrale, abbiamo un certo Blomqvist, meno male. Ragazzi, anche Mike è umano, anche lui sbaglia, mamma mia. Te ne facevo 3 questa... su 3, era proprio un play. Mamma mia, cioè, me ne andavo a casa proprio, a casa. Ti prego, 85, non puoi battermelo, no. Sergio Busquets, se mi batte 85, io qua me lo scarto da solo senza che tu lo indovini. Prima ho avuto un'altra supposizione. Vai. Le supposizioni di Oaxel, vai. Che sbagliate tutte. Come ATT. ATT? No, non ce l'ha neanche qua, glielo sento. Come ATT voce. C'è un certo Martinez con la bocca piena. No, vabbè, 75. Più scarso di così non posso trovarlo. Oddio, 76. Cioè, proprio sul filo della soglia. Così, esatto, col brivido, diciamo. Ok, allora tocca a me. Ricapitolando le posizioni, CC. E ora ti dico C. L'asa, abbiamo un certo Meredith. Bronzone. Okay. Scartiamolo, 46 crediti. Buono. No, me lo becca, il prossimo me lo becca. 79. 80. No, non ci credo. Non ne vinco. 80 e anche 2000 crediti, quindi via. Ancora col brivido, basta! E sei scarso, non ci posso fare niente. Vai, allora, vai. Tocca a me. Ma adesso non toccato, se non abbiamo primo, ragazzi. Ti chiamo? Addi te l'ho già chiamato. Sì. Sicuro? Te lo assicuro. E allora ti chiamo la S. Sei sicurissimo? Sì, sono sicuro. Dai, lo so che è un bluff. Ragazzi, peggior battaglia navale di sempre. Ho vinto.
E come alla sinistra abbiamo un certo Thiago Silva, man of the match. Ma io non ho parole. Non ho parole, me ne vado. Oh, aspetta. Ragazzi, abbiamo perso. Il Mike non ha mai fatto un search and discard. Il primo che fa lo stravince. Non gli basta vincere. Vabbè, però... lui l'ha stravinto. Raga, sei infallibile. Sei infallibile. È un cecchino. Più del 50%. Comunque, ragazzi, detto questo, abbiamo perso. Io non ho parole, non l'ho mai trovato. Oh, Mike, datti a Super Enalotto. Sì, un giorno lo farò, ragazzi, e diventerò miliardario. Miliardario. Ma non è questo il giorno. Comunque, ragazzi, detto questo, il video è terminato. Mike, vuoi dire qualcosa? No. Ragazzi, superiamoci almeno 5.000 mi piace e lo rifacciamo. Ma deve essere veramente. Anzi, facciamo così: superiamo i 5.000 mi piace, ragazzi. E sapete che facciamo? Gli diamo un vantaggio, Axel. Metto tutti i forti, così almeno quando chiamo qualcuno lo scarto anch'io. Magari almeno lì saremo capaci di prendere il giocatore. Comunque, detto questo, mi raccomando, passate dal canale di Mike. Il link lo trovate in descrizione. O vi basterà cliccare sulla sua faccia. E detto questo, noi vi salutiamo. O meglio, io vi saluto e vi dico potente a parlare, ragazzi. Ci sentiamo al prossimo video. Da Axel e da Mike. Ciao. Ciao a tutti.